Il tour dell'Italia Beach Soccer parte dal Lido di Ostia e parte con un debuttante, Davide Michele, conosciutissimo, apprezzatissimo giocatore, io dico del Torino, ma le squadre sono state tante. Com'è stato il debutto, Davide, sulla sabbia? Beh, è stato difficile perché la prima volta non ero abituato, di rivalità, però è stato molto emozionante, bello e da ripetere sicuramente. È un gioco che vedevo già in televisione quando c'erano i Del Vecchio e tanti altri insieme a Di Livio e mi appassionava, quindi mi hanno chiamato e questa è stata, l'ho subito preso la palla al balzo e ho detto subito di sì, perché è una cosa che mi piace. Poi la sabbia, puoi fare delle acrobazie che a me piacciono tanto e quindi sto fuori allenamento, però oggi ho faticato, però piano piano prenderò pure la forma. Diciamo che nel dribbling, che era un po' il tuo forte, non trovi un alleato nella sabbia, te la sei cavata però. Sì, il dribbling qui sopra rimane un po' difficile, era una mia arma preferita, però c'è la cooperazia, quindi pure quella è un'arma che ho sfruttato tanto e qui posso sfruttare ancora meglio. Poi grazie a dei giocatori che ci sono, esperti, Di Livio, Tonetto, Del Vecchio, mi danno consigli, piano piano poi si prende anche la mano e si capisce il gioco. Battuto facilmente l'Honduras, domani nella finale sarà la volta del Brasile. Le hai visti giocare, un ostacolo un pochino più difficile, credo. Beh, sicuramente il Brasile è sempre una squadra forte, temibile in tutti i giochi, a partire dal calcio, al beach soccer, alla pallavolo, al beach, tutto quanto. Quindi sono un paese, una nazione che fa dello spirito del gioco e quindi penso che sia una bella finale, un'Italia al Brasile, quindi è emozionante, è bella, spettacolare, quindi sarà un gioco molto bello e molto acrobatico perché loro hanno dei giocatori importanti. Ho visto oggi ha fatto un gran gol numero 8, quindi sarà una bella partita, speriamo di vincerla.